tutti amici e bentornati in Jurassic Park The Game. Come al solito io sono Amorouge, bentornati appunto in questo Jurassic Park The Game e benvenuti nel canale di Amorouge, ma anche nel vostro canale, che come sapete contribuite con un bel mi piace ed è commenti. Mi raccomando, condividete anche i video, che è importante far conoscere il canale anche ad altre persone. Siamo praticamente quasi arrivati a 5.000 iscritti, grandissimo record, per il quale farò un video dello speciale per il superamento del traguardo dei 5.000 iscritti, un video un po' speciale. Però detto questo amici, noi continuiamo subito la partita, ma prima di tutto subito via la cam e continuiamo con carica partita là dove l'avevamo lasciato e vediamo cosa succede adesso in questa puntata. All right, listen up. Everything that just happened, bygones, understand? Doc, tell me again about the phones. According to the ok, siamo bloccati qua, lab, lo sappiamo. The marine exhibit phones are still connected to the transceiver. The visitor center phones are too far away. Okay, and we can get to the exhibit through the tunnels? They're all interconnected. I think I can still find. The answer is yes. Thank you. All right. Bello incazzato questo qua. Bello incazzato deciso. Get to this marine exhibit and find the phone. We get another chopper in the air to lift us out from there. How are we going to get there? Troodon could still be out there. We aren't equipped to treat any more bites. We have to shh. I will not be shushed. The door. Dietro la porta c'è qualcosa. No. They're coming through the vent. Attenzione. Sì, capito. Vabbè. Cioè, non ho avuto il tempo. Vabbè, ok, la rifacciamo. Non ho avuto il tempo per schiacciare, va bene. Ma dammi il tempo! È incredibile, sto gioco qua. A livello... Meno male che poi con The Walking Dead l'hanno cambiato questo sistema qua, che era veramente penoso, devo dire. Adesso ci farà solo fare il tasto destro. Bengala, bengala. Vai. Attiragli una manata in testa sto qua, no Era troppo difficile prenderlo in testa. Guardate che movimento. Oh oh. Questi li ho presi tutti. Guarda che colpo. Sì, bisogna aprire quella grata che stavamo cercando di farla aprire. Sì, sì, è una bella idea. Sì, ma dov'è la sta bomba? Sì, questa, questa. Dai amico, suo amico. Qua devi essere pronto con tasti mouse tutto. Mamma mia tutti. Billy, Billy. Forza, forza. Forza Billy. Vai. Vai. Ecco. Dai, 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 Billy, che ce la facciamo. Il primo non è andato bene, proviamo il secondo. Preso, ok. Bello, un bel flare dentro. Esplode, è un flare. Vai. Oh, finalmente. Via, 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 via. Chiudetela dietro. Dai Billy. Billy. Billy, tiragli una palata in testa.
Bello. Dai, Billy. Oh là. Abbiamo un altro flare. Invasione casalinga completato bronzo. Vabbè, insomma, dovevamo fare di più però. E loro non ci trovano. Beh, per quello non sarà difficile. Però un po' stupidi. Vabbè, comunque andiamo avanti. Vediamo un po' cosa succede. Corri! Guardate come corro, guarda che faccia! Mamma mia. Forza. No. E verso nord. No, cos'è che ha detto, che la strada sbagliata? Ok, dobbiamo andare di qua. Il pianto di desalinizzazione. Via. Credo, Un altro bivio. Di qua, vai. No. Direzione sbagliata, ma ci sono delle scale lì. Ok, la direzione era sbagliata. Andiamo a sinistra. Qua come facevamo a capirlo? Cioè, ci sono ste cose qua che per fortuna in The Walking Dead poi hanno corretto. Perché qua non c'è più niente da... Ah, eccolo qua, sopra qua. Conduttore rosso. E chi l'aveva vista prima? Vieni qua allora. Qua tutto, mouse, tasti, tutto c'è. Acqua. Non si può chiudere quella maledetta porta lì, no? Which way, Laura? I don't know, Jerry. We must be 40 feet underground. I have no idea where we are. Well, we can't just sit around with our thumbs up our butts. I don't hear them anymore. Their behavior seemed territorial. Maybe we're far enough away from the nest that they gave up on us. We might have outpaced them. We're not exactly in a secure location. Which way are we heading, Doc? Infatti, dove stiamo andando? Can you read these? Ah, maybe. Le mappe. If I can find... Yes, okay. We're at a four-way intersection. There are only four such intersections on the plan. Let me just cross-reference these detail labels. Okay, we just have to figure out which intersection we're at. Look around the corridors for any distinguishing features. I'll see if I can eliminate possibilities. Bene. Tutti che se ne vanno con una grande aria, eh. Maybe I can help with the plans. They look pretty simple. Allora, vediamo un po'. Ah, ok. Io schiaccio sempre ESC, amici. Scusate, ma sono abituato a schiacciare ESC in questi casi, quindi... Allora, facciamo così. Look down the corridors. I need to know what you see. Describe it in as much detail as you can. Perfetto, quindi... No. I just don't have enough details to make a decision. Ok, infatti, quindi... Andiamo prima da lui e cerchiamo qualche elemento. C'è una scala sulla destra. C'è una scala sulla destra e sulla parete in fondo. Ok, qua. Vedo una specie di serbatoio d'acqua alla fine del corridoio. Sembra il corridoio che termina in un'intersezione a T. Allora. Dunque.
dunque, vediamo un po'. Sì, ma qual è la sua? What do you think, Jess? This one? Sure. What do you think, Jess? Probably not this one? Yeah, I don't think so. Cioè, già non cre... cioè, dice sì o no, vabbè. Allora, qui... allora, situazione... torniamo da lui, vediamo un po'. Allora, abbiamo... grosso tubo giallo che scende lungo la parete di sinistra. Quindi, grosso tubo giallo. E una scala sulla destra. E una scala sulla destra. Vediamo come sono fatti questi disegni bene. Allora, qua ci sono le scale... tubo giallo. Qua le frecce saranno da dove guardano loro? Chi lo sa? È bello sapersi. C'è questa che mi dice anche, no, le mappe sono semplici da vedere. Ste palle sono semplici. Da dove si guarda sta mappa, ad esempio? Cioè, da qua, da dove? Forse l'unione delle cose. Ah, forse dobbiamo dire semplicemente quale ci sembra quella di rispetto ai 4. Quindi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, già. Schiaccio sempre esche, scusate amici, ma... allora. Tubo e scale sulla destra. Potrebbe essere questo che sta guardando lui. Perché qua non ci sono nessuna scala. Qua no. Qua potrebbe vedere la scala, ma non c'è nessun tubo. Proviamo qua, qua non c'è scala sulla destra, qua sì ma non c'è nessun tubo, qua sì ma non c'è nessun tubo, qua c'è un tubo, qua c'è un tubo sulla sinistra ma che non attraversa, cerchiamo un tubo che attraversa, non c'è, qua non c'è nessun tubo che attraversa, una beata ceppa, proviamo a sentire gli altri. C'è un grosso tubo giallo che scende un po' sulla sinistra e poi attraverso il corridoio. Sì, ma come si fa questa cosa? Cioè, ma è impossibile, non si capisce niente. Sono due grossi quadri elettrici di qualche tipo sulla destra. Tunnel prosegue diritto in fondo e gira a destra. E ci sono delle scale sulla parete di sinistra. Quindi, insomma, abbiamo degli elementi in più. Il tubo. Forse siamo... perché vedete, ce l'hanno tutti questi. No, questa non c'è. Ah, sì, qua c'è. Però ce li ha. Attenzione, potrebbe essere questa una cosa. Quindi, tubo. Destra, scale sulla sinistra. Tubo, destra, scale sulla sinistra. Quindi. No, questo non può essere. Perché se lo guardi da qua, che da qua non è. Tubo, destra, scale sulla sinistra. Questo neanche... tubo, però, cioè questi ci sono, credo che siano. Sì, mi pare anche a me che siano tutti uguali. Ma se io provo a scriverla a caso, proviamo. So, magari. E credo di aver capito, a caso. Sì, proviamo ragazzi, perché ha completato, attenzione. Non so se ho fatto giusto, proviamo perché non ci ho capito una ceppa. Ma poi è difficile. Ok, però sembra che abbiamo azzeccato. Sono dei rumori molto strani, molto strani. Perché forse è un po'... hanno paura del Bengali. Comunque il gruppo si è diviso. Ecco,
Caccia maiale. Beh, brutta scena. Vediamo di farcela. Sì. Via. È una no. Fai di questo. E via anche qui. Perché lo lanci? Che questo è solo super forte. Lasciamo stare, non facciamoci domande. C'è sempre questi tacchi, l'ho schiacciato ma... Vai. A destra o giù? Dai, forza, forza. Aiutala anche a fare le scale, dai, forza! E almeno quei due qua sono fuori, ma... Oh God, Jess! Oh, what have I done? I just left her down there! I have to go find her! Back down there? With those monsters? No, Jerry, she needs you safe. Jess is a strong and resourceful girl. She's doing like we are doing, surviving. You can't know that! I won't leave her to those animals! Jerry, look at me. If we go back down there, we won't make it to the bottom of that ladder. The others escaped down the tunnel we were gonna follow. We know where they're going. The marine exhibit. That's where Laura would take her. And you're going with them. Oh, God. If we're going to join them again, that is where we have to go. The quickest è proprio esattamente way we del can. Menu right. Quello we iniziale. Should be able to make better time over land. Can you get us there? Vicino all'oceano? The desalination plant. That would be near the ocean, right? Jerry, the whole island is near the ocean. Right, but a nord, aveva detto anche a nord. From the lagoon. They must have built the marine exhibit near the waterworks. Lagoon? I think I know where that is. Let me get my bearings and we'll figure out adesso how to get there. Adesso prende quei cannocchiali qua. Por el amor de Dios. Do you know where we are? Let me think. It's been so long. This is my first time back on the island in nearly 12 years. Ah, era piccolina quando era. Tu la Angel. Ingen in this island. What does it have to do with you? I grew up here, you know, below those trees. My people were fishermen. We would make our homes near the water during the fishing season. Vivate qui? I love the water. I would swim in the ocean. So far. Ah, questa è acqua. That's why my father called me Nima. I see now. You and your family used to live on this island? My family, everyone, my whole tribe. This had been our home for thousands of years. I could go anywhere, run in the jungle. Che cosa significa il tuo nome? These monsters. There was never anything like them on this island before. It was all very peaceful before Ingen bought the island from Costa Rica. What does your name mean? It means little fish. You pesciolino. Know, the ones that have so many colors. La Ingen vi ha cacciato via. I didn't realize this island had been inhabited before. Ingen moved your people? They promised us homes and medicine. Education. They didn't keep their promise. I guess from your point of view they did. But the homes were slums and the medicine was extra or half used or contaminated. We had schools but no teachers. Ah, una schifezza. I know the island. It's part of me. When Ingen came to the island, important men from Costa Rica came and asked my father to go back with them. They wanted my father to make a good impression so that Costa Rica could ask Ingen for a good deal of money for our island. When he was in Costa Rica, he was asked to cut his hair and wear a suit. Qui non si bada a spese, è la frase di del proprietario del Jurassic Park. Dice sempre, qui non si bada a spese. Hammond. The man who made all this. He runs Ingen. It's something he always says. He'll spend whatever it takes to make the park a success. Esatto, come vi ho detto io, amici. Qui non si va da spese. He spent it all on the dinosaurs.
not on my people. I felt as I feel now. My father deve essere stata dura. I knew him, but some ci vanno a parlare un po' perché così almeno si si lascia andare. I know he wanted what was best for our people. He was too trusting. They took advantage of him. Eravate in buoni rapporti? He sounds like a brave man. Were you too close? When we were on the island, yes. We were always together. My father was an Awa, a spiritual healer. He sang for Sibo, who created the earth. He was very important to our tribe. But after we left the island, he would not keep up the old traditions. He was always unhappy. Sibo, cos'è sto Sibo? What is Sibo? That mountain. What is Sibo? It is like a house. Cos'è Sibo? My people believe that the animals of the world built it. For Injun. And my father and I would go to the ocean to fish. When I would swim in the ocean, my father would say, Nima! Little fish! Little fish, do not swim so far. I cannot catch you so far out. When Injun came to move us to Costa Rica, I became un po' come Jess. My father. Jess è la figlia sua. I would refuse. But he would never be angry with me. He would say that I am a fish who would never eat the fisher's bait. He was right. To me, everything had a string attached. You remind me of Jess. I mean, that's how it used to be with us before the divorce. I'd take her to the museums or to the zoo. She'd always climb up onto things, you know, such a climber. She can't not climb over things, into things. Climbed into a tiger pen once. With a live tiger. But not anymore? No. Things haven't been the same since the divorce. Lo biasimi ancora? Do you still blame him for everything? No, I have forgiven him. I know to blame Injun now. Beh, lui l'ha fatto in buona fede, eh. My stubbornness. I think I believe that's how I must always be. You know, no ties, no temptation. But then I had Atlanta. My Mariquita. Mia Mariquita. She is almost of an age where she will outgrow Mariquita. My protection. Young girls on the streets in my neighborhood, they get snatched up by local cartels, run drugs, or worse, some just disappear. Now there is no choice. Everything I do for her. Now I am the fisher, and at the same time, I have come to a way in my life where I must always chase the bait. You named your daughter Atlanta? Yes. Atlanta. Ma che nome è Atlanta? I named her after the city. That's where I will take her after this job. That's a good strong name. And a good city. I want for Atlanta to be free. I want for her to have opportunities that I didn't have. I just hope I can be there for her the way my father was there for me. She can be stubborn like her mother used to be and refuse the Fisher's Bay. I think I know now it's a good way to be. I think that my father believed that too. Tuo padre deve essere orgoglioso. Ma questo dialogo è infinito comunque. È bello sapere le caratteristiche dei personaggi. Thank you, Jerry. I should have realized that sooner though. I'm sure he knew. Nima, look, I. What is it? Aiutami ed io aiuterò te. I want to trust you. Help me get Jess off this island, and I will do whatever I can to help you and your daughter. I could not hold you to that, Jerry. If we don't get off this island, you might not have to. Please. All right, Jerry. Enough talk. You know where we are? I have a good idea. It's a difficult hike. Do you feel rested? Hungry. A little thirsty, but I just want to get to Jess. Good. Uh-oh. Shh. Dilophosaurus? Hello? That was actually the call of a whooping swan. Dinosaurs shared many features with modern day birds. For instance, we now know una macchinetta mezza rotta fuma. Vocal organs are just like modern birds. We are arriving at the fourth of seven lookouts along the tour. Your Jurassic Park tour vehicle will stop for 5 minutes to let you stretch your legs and take photographs of our animals. Next stop, the Jurassic Park Marine Facility
Bella la portiera. La mostra marina, perfetto. Intanto loro sono qua. Sara, Sara, su. Un po' stanchi, eh. Would you look at this? What are they? They look like feeder tanks. This could be a hatchery. Un vivaio. A hatcher what? They're raising these fish to feed another animal, like at Marine World. Like the killer whales? Precisely. That's a lot of fish. How many whales are they feeding? Un sacco di pesci, io non ne vedo neanche uno, looks però. Like each of these tanks could feed three or four. Se lo dice lei, io non ne vedo neanche uno, però. I can make an educated guess. Un'ipotesi ragionata. Ma questa qua è veramente fuori. Looks like a schedule or something. This is a hatchery. That's the stocking schedule for the tanks. Some tells me these fish aren't for feeding whales, huh, Doc? Eh no. Hold up. E amici, per questo episodio è tutto. Vi voglio ricordare, come al solito, di iscrivervi al canale, mettere un piace, ovviamente, di commentare. Da Amorus è tutto, ciao, e al prossimo fattuto video. Ciao a tutti. Ciao, sono Amon Rouge, che ti ricorda di iscriverti al canale se già non lo sei, cliccando sul quadrato di fianco alla freccia rossa. Ma dove stai guardando? Sì, proprio lì, di fianco alla freccia rossa, nel quadrato di YouTube, bravissimo, esattamente lì. Perfetto, ricordati di mettere anche un bel mi piace se ti è piaciuto il video, e ovviamente di commentarlo, mi raccomando. Puoi anche condividere questo video tramite Facebook oppure tramite Twitter. Ciao e al prossimo video. Ciao!